Tempo. Noi vogliamo chiamare questa riforma una proposta di autoriforma perché la soluzione che il Parlamento ha adottato recepisce in gran parte, come Cangini ricordava, le proposte della Federazione Nazionale. Sostanzialmente, la riforma ci dice che. La banca di credito cooperativo potrà continuare ad essere una cooperativa a mutualità prevalente, di proprietà dei suoi territori. Tuttavia, occorre avere consapevolezza che la singola BCC, atomistica, eh, in una logica di rete come si è sviluppata nel ventennio precedente, non ha prospettive di sopravvivenza in un contesto fortemente competitivo. Che occorra quindi arrivare ad una forma di integrazione che non significa concentrazione in un soggetto solo, ma significa mantenimento delle caratteristiche distintive sia pure in un'integrazione a gruppo. È previsto quindi che le banche di credito cooperativo creino una loro capogruppo che sarà costituita in forma di società per azioni, ma che per legge debba essere controllata, avere il capitale maggioritariamente controllato controllato, sottoscritto dalle banche di credito cooperativo e che le banche di credito cooperativo sottoscrivano con la capogruppo un, eh, un, un contratto di coesione. La capogruppo avrà la responsabilità della direzione e del coordinamento sulle singole BCC, il contratto di coesione consentirà tuttavia una logica di proporzionalità in relazione alla meritevolezza quanto più la banca di credito cooperativo sarà virtuosa, meno foriera di rischi, tanto più continuerà a rimanere autonoma e viceversa e il viceversa attribuisce alla capogruppo la possibilità di intervenire preventivamente onde evitare che derive possano portare la singola BCC non virtuosa o in particolari situazioni di difficoltà a mettere a repentaglio la propria reputazione e magari i risparmi dei propri depositanti e quindi eh, la eh, rappresentazione complessiva della categoria. Questo è un progetto originale, si tratta della creazione di un soggetto giuridico che sin qui non ha eh, vita, non aveva precedenti nel nostro ordinamento giuridico e per il vero anche per quanto riguarda... La realtà della cooperazione di credito in Europa, dove ci sono modelli eccellenti, virtuosi, Credit Agricole, Rabobank, le, le Raiffeisen tedesche, non ha tuttavia ehm, analogie, perché il nostro modello è un modello molto particolare, consente alle BCC meritevoli una permanenza di ampie autonomie, ciò che eh, molto spesso non è più negli altre, nelle altre situazioni europee. Oggi la soluzione della way out definisce che le BCC, anzitutto che volessero trasformarsi in società per azioni, debbano totalmente devolvere ai fondi mutualistici le riserve indivisibili. Che ci sia la possibilità di, eh, di scissione con conferimento dell'azienda bancaria da parte di una, della cooperativa che rimane tale. Ad un soggetto eh, bancario in forma di società per azioni con un pagamento di un 20% del patrimonio netto, prevedendosi che la cooperativa che rimane tuttavia debba continuare ad essere a mutualità prevalente, quindi mantenere l'indivisibilità delle riserve. Altro fattore correttivo importante è quello per cui le BCC che hanno la possibilità di sviluppare quello, questo percorso sono state definite come quelle che al 31 dicembre 2015 avevano un patrimonio netto superiore a 200 milioni, prevedendosi anche che a queste possano aggregarsi altre di minori dimensioni purché ce ne sia una oltre i 200 milioni che faccia da traino. Riteniamo che sia una soluzione complessivamente accettabile e confidiamo peraltro che sia vista e interpretata come eccezione rispetto alla eh, regola generale che sarà quella della costituzione della capogruppo. Emil è una di quelle banche che può fare la way out e, e anche qui, lo dico, dal primo momento che eh, abbiamo, è uscita la legge non abbiamo avuto dubbi, a prescindere dalle difficoltà normative, Emil Banca vuole rimanere la banca di credito cooperativo che è sempre stata da, da 120 anni per esotesta non per motivi di difficoltà, ma perché eh, si ritiene che l'opportunità di costituire questo gruppo sia fondamentale per tutti. Anche una piccola banca che esse eh, da sola fa fatica a, a, a portare avanti quello che ha detto il direttore prima. Cioè, oggi per il credito cooperativo fare massa critica per poter fare investimenti e per poter servire il suo mercato, che ormai è globalizzato, usando un termine abusato, noi come gruppo bancario Icrea, che siamo oggi potenzialmente il gruppo che ha già il capitale per poter candidarsi a farla capogruppo, e in questi mesi stiamo lavorando per fare quello che diceva il Presidente Azzi, per cercare di valorizzare tutte le best practice che ci sono all'interno del nostro mondo. Ci sono altre due casse centrali, che è la Cassa Centrale di Trento, e la Cassa Strale di Bolzano. Bolzano, come si è detto, ha una storia a parte per la sua natura. Appunto, io oggi ero a Bolzano. Eh, se ci fossero state le traduzioni simultanee, le uniche due cuffie che ci sarebbero state erano le nostre due, eh, perché eh, si è parlato quasi esclusivamente in tedesco. Quindi, questo dà l'idea che eh, per quel mondo avere un gruppo a parte è fondamentale. Con Trento invece ci possono essere molti punti di incontro, ci sta, sta cercando di trovare appunto una soluzione di integrazione e eh, naturalmente cercando nella dignità di tutti di trovare il punto di incontro più, più solido e più stabile per il credito cooperativo. È evidente che se riusciamo a fare un gruppo unico eh, a cui tutti aderiscono eh, eh, avremo molto più forza per affrontare... Una complessità perché è inutile negare i prossimi anni, proprio in funzione di quello che si diceva prima, che diceva prima il direttore Rubattu. Affrontare il prossimo futuro come sistema bancario eh, sarà complesso, eh, se, già di suo. No, avere eh, e non avere la possibilità di fare investimenti vorrebbe dire morire, perché oggi senza investire nel futuro non è possibile stare eh, in piedi. Ci sono naturalmente necessità di razionalizzazione, eh, l'essere un gruppo unico ci permetterà di fare fortissime economie di scala, è evidente che con più riusciamo a costruire e fare economie di scala più va a beneficio dei soci, perché naturalmente con meno si spende e con più si è, può essere competitivi e la competizione aiuta certamente il mercato. Io penso che la riforma sia eh, stata disegnata nel modo giusto. Poi, si fa tutto meglio, eh? si poteva avere tutto molto di più o molto di meno. Pensiamo, tenuto conto che poi è partito da un'autoriforma con dieci punti che più o meno sono stati quasi tutti riportati nella legge quindi ci danno la possibilità di avere già previsto come poteva evolvere, e noi a questo punto penso che spetta a noi, e qui ci sono tanti miei colleghi e altre banche di credo cooperativo, spetta a noi, essere capaci di cogliere questa opportunità con molta professionalità e soprattutto con un forte rigore e con un obiettivo che è quello di, che abbiamo già detto poi tutti, di creare un unico gruppo capace di sostenere questo percorso.